Ah, ecco qua. Tiriamo sui pantaloni. Ecco qua, via anche il portafoglio. Ciao. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video senza montaggio, senza editing. Se l'avete capito ormai, penso di sì, ormai penso che comunque ci sia chiaro, questi video non vengono appunto editati perché sono dei video che io registro e carico direttamente sul canale. Altri video, che poi comunque vedrete sul canale, verranno montati da Davide, che approfitto sempre e saluto perché è un mago, e verranno comunque caricati step by step durante le prossime settimane. Detto questo, allora, perché questo video? Allora, questo video nasce proprio stamattina. Naturalmente voi non so quando vedrete quando lo vedrete, perché non so ancora quando caricarlo, però nasce da un messaggio che mi è stato inviato, però lo volevo portare già da tempo, perché spesso e volentieri mi viene fatta mi viene data questa affermazione, no? Sono tornato tipo dalle vacanze, oppure un periodo di stress, non riesco a caricare, oppure per esempio dopo un periodo di stress, anche a livello organico, quindi a livello intestinale, motilità intestinale, sono più attivo, o dormo tanto, oppure non riesco a fare, a correre, perché tante cose. Allora ragazzi, prima di tutto, penso che lo scriverò bene nel titolo, il corpo è un organismo complesso, non è solo una costante, comunque una determinante che può andare a modificare l'allenamento, può andare a modificare le prestazioni sportive. Il corpo subisce continuamente dei bombardamenti a livello sia endogeno che esogeno, e in base alle risposte che deve attuare a questi, giustamente sarà più o meno pronto, reattivo per un allenamento, o perché di per sé costituisce anche uno stress, o non lo so, nelle varie attività giornaliere. Allora, partiamo per gradi. Io ho passato un periodo, porto la mia esperienza perché è l'esperienza che sto leggendo in molti messaggi e commenti che mi arrivano, ho avuto un periodo di forte stress che è andato più o meno da metà agosto, sì, il periodo di Ferragosto più o meno, fino al... fino alla scorsa settimana più o meno, perché ci ho avuto la tesi da preparare, ci ho avuto la discussione da preparare, mi vedo con la professoressa, io purtroppo viaggiavo a cause lavorative, facevo Crotone Urbino e sono 850 km circa, quindi andare e venire in due giorni equivaleva a dire a farsi centinaia e centinaia di chilometri in poco più di 24 ore, e 24, scusate, in poco più di 72 ore, e bisogna contare che io per andare a venire da Crotone, essendo che i collegamenti sono un pochettino scarsi, ci mettevo dalle 14 alle 16 ore, quindi andare 14 ore, ritornare altre 14-16 ore, perché dovevo beccare coincidenze, autobus, treni e quant'altro. Questo ha procurato nel corso degli anni, perché sono stati 2 anni così, ha procurato però nell'ultimo periodo proprio un decadimento psicologico, fisico e quant'altro. Non riuscivo più ad allenarmi, non riuscivo a caricare, un allenamento che magari avevo portato nel tempo non mi dava più gli stessi stimoli, mangiavo male perché ero sempre su un autobus o sempre su un treno, ero in giro, fuori e quant'altro, non riuscivo a regolarmi con i pasti, e questo ha portato questo processo ad avere degli squilibri di tipo appunto psicologico, perché ero abbattuto, fisico perché ero stanco morto, a livello intestinale non andavo più come ero abituato. Tu dici che c'entra, e mo ve lo spiego, e comunque anche a livello cognitivo non riuscivo a concentrarmi come volevo, ero distratto, a testa alta eccetera eccetera, in più tutti gli altri pensieri di un eventuale trasloco in un futuro e quant'altro mi portavano a non riuscire a dare il massimo nell'allenamento. Questo come si è trasformato dopo? Nel fatto che nel momento in cui ho staccato tutto questo periodo, perché ho finito con la tesi, allora ero libero, ho iniziato a riprendere la mia vita in mano. Quindi psicologicamente ero più preparato, più attivo, anche a livello di motilità intestinale ero più regolare. Fino a quando praticamente dopo 2 giorni mi è cassato totalmente lo stress, 3 anni e quant'altro, iniziavo ad avere
andavo al bagno per esempio anche 5-6 volte al giorno. Ma perché vi sto parlando della mia cacca fondamentalmente, di quante volte sono andato a cacare? Ma perché è un indicatore quello della salute, tra virgolette, a livello organico. Quando una persona è ansiosa o passa un periodo di stress, automaticamente si riflette sull'intestino, perché a livello intestinale noi abbiamo un secondo cervello che funziona. Si dice secondo cervello, ragazzi, non che abbiamo un tutto l'encefalo, però si dice il secondo cervello perché tutto quello che si fa a livello proprio di vita, no, quotidiana, si riflette a livello intestinale, proprio lì. Quindi se mangio male a livello intestinale non riuscirò ad avere, mangio male, stress, quant'altro, a livello intestinale avrò delle ripercussioni. Questo dove si ripercuote pure nella vita a sua volta quotidiana, quindi è un circolo vizioso. Sto male, vivo male, non vado, per esempio, non riesco a depurarmi perché non espello quello che ho mangiato o quello che dovrei espellere, vivo male e così via. È un circolo vizioso, ragazzi. Quindi questo per farci capire che cosa? Che il fisico non è solo una componente. Mangio bene, mi alleno bene, allora spingo bene. Assolutamente no. Perché dietro l'uomo c'è anche, questo l'ho detto, perché è stato un lavoro di tesi che ho fatto, non sulla cacca, sulla merda praticamente, no, su a livello psicologico, l'uomo ha una componente psichica, fisica e spirituale. Nel senso che, e questo non lo dico io, già lo diceva Platone anni e anni fa, ma giusto qualche centinaio di anni fa, non è poca roba, però questo ci fa capire che cosa? Che se una persona non vive bene, fondamentalmente psicologicamente non sta bene, quella persona non riuscirà assolutamente a dare nulla, ok? Nel frattempo, come al solito, sentite i lavori in casa, perché siamo stati in casa, fuori. Comunque, tornando a noi, quella persona non riuscirà ad esprimersi. Mi è capitato la storia di della mia ragazza che dopo un periodo di stress, appunto per in Germania e quant'altro, mi ha detto: sono rientrata in Italia 10 giorni, ho dormito quello e quell'altro, sono stata male, eccetera. Perché? Perché ha scaricato tutto lo stress, dice scaricato, ma fondamentalmente è una fase di transizione, no? Che si passa da un periodo di stress ad uno di meno di stress, e il fisico giustamente si è adattato, si è rilassato, ok? E questo l'ha portata giustamente ad avere tutto quello che comporta questo periodo, no? Sonnolenza, stanchezza, addirittura in alcuni tratti anche bradicardia, come se il cuore si fosse affaticato e dovesse rallentare i battiti. E quindi per farvi capire che non è una. Appunto, non c'è questa costante, ok? Ogni giorno è diverso. Un mio amico l'altro giorno, uno dei ragazzi che sto preparando, mi ha detto: oggi ho fallito 190 kg di massimale di squat. Per alcuni è tanto, per alcuni non è niente, però 190 kg, questo ragazzo faceva 2-3 ripetizioni. Ho detto: non sono riuscito a farne neanche una. Gli ho detto perché. Mi ha spiegato un pochettino la sua situazione, mi ha detto: senti, tu devi contare una cosa, che psicologicamente non ci sei. Non hai affrontato la serie come dovevi affrontarla. Fisicamente magari c'eri perché eri là, ma magari ti stai mangiando male in questo periodo. Ed è vero, perché mi ha raccontato più o meno quello che sta vivendo, e giustamente ha un po' sgarrato, ha bevuto un pochettino, perché ci sono state delle occasioni, delle feste, e purtroppo non si è riuscito, non ha affrontato la serie come doveva affrontarla. Quindi ragazzi, quando voi dite oppure pensate che state passando un periodo bellissimo di allenamento, fantastico, poi però arrivano degli impegni quotidiani, giornalieri, no? E di madonna mia, ho fallito il massimo di squat, panca piana, deadlift, quello e quell'altro, non valgo un cazzo, sono una pippa veramente, un secco, quello e quell'altro. Beh ragazzi, non pensatelo assolutamente, perché ogni allenamento è differente. Ok, ogni allenamento si vive nel quotidiano, e ogni quotidiano è differente da quello precedente e sarà differente da quello che arriverà. Perché? Perché se tutti i giorni fossero uguali sarebbe, uno, una rottura di coglioni immensa, due, non è proprio fisicamente possibile, perché il tempo giustamente scorre, impegni, lavoro, studio, per chi studia, per chi lavora giustamente c'è il lavoro, famiglia per chi ce l'ha, e quant'altro. Quindi ragazzi, quello che vi dico io, non demoralizzatevi se per un giorno non va come dite voi. Non demoralizzatevi, non spaventatevi se dopo un periodo di stress vi sentite stanchi. È normalissimo, è fisiologico, il fisico si deve recuperare. Voi pensate a una macchina, no? E dico questo e chiudo. Una macchina che va sull'autostrada perennemente a 180. Sì, ma è una macchina da corsa, è bellissima, però va perennemente a 180. Non si ferma mai questa macchina. Prima o poi arriverà al punto di che cosa? Di rottura. Non ce la va più, collassa. Ma perché?
perché nonostante una macchina ha dei pezzi meccanici, liquido, di raffreddamento e quant'altro, però va in surriscaldamento, usura e quant'altro. Stessa cosa a livello fisiologico. Giustamente la macchina, se si rompe un pezzo, lo puoi cambiare facilmente. Il fisico, quando a livello mentale va in down, cioè praticamente va giù, non riesce più a esprimersi per stress, perché per diversi motivi, anche cali di zuccheri, magari state facendo un periodo di alimentazione dove avete tolto i carboidrati, sbagliato, però lo state facendo, quindi che fate? Andate praticamente in blocco. Ecco, quando succede questo, ragazzi, non si può cambiare il pezzo, bisogna passare un periodo per resettarlo, riposo, mangiare qualcosa di più, oppure recuperare l'alimentazione, la dieta, se è possibile anche degli integratori, naturalmente sempre prescritti. Se non sapete più controllare l'alimentazione e quant'altro, rivolgetevi da uno specialista, parlate con chi vi segue, col vostro allenatore, col vostro coach, ok? Dite, parlate, spiegate il vostro problema, perché voi magari pensate una cosa, io ne penso un'altra, poi magari se aggiunge un'altra persona, un altro specialista del settore, può dire la sua, insomma, tutti insieme si può venire, ecco il lavoro di gruppo, coadiuvato al benessere, ecco, è un lavoro veramente che serve più persone proprio per descrivere un quadro e per cercare di aiutare quel soggetto a superare quel momento, ok? Può essere transitorio, può durare 2 giorni, può durare 1 giorno, può durare magari solo quell'allenamento, può durare 1 mese anche, ragazzi. Naturalmente voi cosa dite? Madonna, 1 mese, che 2 coglioni? E lo so che 1 mese, che 2 coglioni, perché ci potete fare, se avete bisogno di recuperare, recuperate, non sforzatevi più di quanto dovete fare, ragazzi, e poi vi posso garantire che una volta che passate questo periodo tornerete, e ve lo posso garantire, più forti che mai. Però se psicologicamente non ci siete, se fisicamente siete presenti, ma a livello organico non riuscite ad esprimere il vostro massimo perché per diversi motivi, perché avete mangiato male, avete un fegato appesantito perché avete bevuto, avete mangiato alcol, vabbè, ciao mare, avete bevuto alcol, avete mangiato fritto, roba del McDonald's che fa cacare, non è roba di merda, avete mangiato roba tanto grassa e quindi vi siete tutto. Ecco, madonna, faccio. Porca troia. Ecco, ragazzi, questo è normalissimo, ok? Però rientrate nei ranghi, come si suol dire. Fate il possibile per ritornare al regime, semplicemente questo. Non vi spaventate, ragazzi, a tutti è capitato a me, è capitato capita a te, è capita a Schwarzenegger, è capitato a Ronnie Coleman, è capitato a chiunque, a Bolt. Non tutti i giorni possono essere uguali, non tutti gli allenamenti posso dare quello che effettivamente ho dato al primo. Certo, si prende come punto di riferimento sempre il massimo che uno ha dato, quindi la massima velocità raggiunta, il massimo, il tempo minimo per percorrere una determinata distanza, il massimo carico spinto e così via. Però, ragazzi, quelle sono delle ottime linee guida e quelle consistono nel vedere il nostro appunto, la nostra parte massima, quello che effettivamente abbiamo dato, quello che noi siamo capaci di fare, di ottenere. Ma tu quel massimo non lo puoi raggiungere ad ogni allenamento. Avrai bisogno di un periodo di recupero, avrai bisogno di riciclizzazione di forza, avrai bisogno di un periodo che ti consenta di aumentarle in caso. Quindi, ragazzi, ecco qua, semplicemente questo era un piccolo vlog, un piccolo inciso tra un video e l'altro, un riempitivo anche per farvi capire che non siamo tutti uguali e ogni giorno è diverso da quello precedente. Detto questo, ragazzi, il video si finisce qua. Io spero di essere stato chiaro. Ho affrontato alcuni argomenti, ci sarebbe molto altro da dire perché ci sarebbe la produzione di ammoniaca, il catabolismo, poi in caso può intervenire anche overreaching, l'overtraining. Quindi questo. Ecco, ragazzi, il discorso è molto molto più ampio, è molto molto più complesso di quello che uno potrebbe dire. Però, giustamente, come dico sempre, YouTube offre dei format, offre degli standard fondamentalmente che a cui noi ci dovremmo attenere. Possiamo fare un discorso tranquillamente anche molto più dettagliato, però non sarebbe fruibile a tutti, quindi l'ho cercato di rendere più semplice possibile. Non mi sono preparato niente, come la stragrande maggioranza dei video che faccio, ho parlato molto a braccio. Ecco, ragazzi, però semplicemente per dire questo qua, non ho parlato dell'idratazione, ho parlato in breve dell'alimentazione, ma ha un ruolo fondamentale, non ho parlato del sonno, che ha un ruolo chiave in tutta questa situazione, non ho parlato delle verdure, quindi dai vegetali, enzimi. Non ho parlato del glutammato, di quello che può fare a livello neurologico, dei recettori, non ho parlato di tante cose, però ragazzi, capitevi, già il video non so quanto è uscito, sicuramente è lungo, però
giustamente devo rientrare in una tempistica che sicuramente ho sforato, ma soprattutto devo rientrare dove? Anche in un linguaggio più semplice possibile. Se il video vi è piaciuto, vi invito sempre a lasciare un like, ragazze e ragazzi. Se per ogni evenienza, per ogni domanda, stanno facendo questi lavori, hanno interrotto l'altro, comunque, e per ogni domanda, per ogni richiesta, per ogni approfondimento, voi scrivete nei commenti oppure contattatemi sulle pagine in.sport.fit che trovate in descrizione, grazie a Davide che ha fatto, le ha messe all'inizio, se no io le ero completamente dimenticate. E ragazzi, il video finisce qua, mi raccomando, un like e buon allenamento da InSport. Ciao! Oplele!